Benvenuti a tutti voi. Mi chiamo Alessia e sono una divulgatrice scientifica che oggi vi condurrà alla scoperta di uno dei palazzi dei Rolli. Sono molto felice di potervi accogliere in questo meraviglioso palazzo, che fu un tempo di Tobia Pallavicino ed oggi invece è sede della Camera del Commercio della città di Genova. Il nucleo originale dell'edificio risale al 500 e fu fortemente trasformato durante una seconda fase dei lavori, che si svolsero nell'arco del 700. Ad oggi il palazzo risulta radicalmente diverso rispetto alla sua sistemazione originaria. L'assetto cinquecentesco del palazzo fu ben documentato da Pierpaolo Rubens nelle 8 incisioni poste in apertura del suo famoso libro relativo ai palazzi moderni di Genova, che fu pubblicato ad Anversa nel 1622. Durante il 700 il nucleo primitivo subì due radicali interventi, rispettivamente di sovraelevazione e di ampliamento, che ne modificarono completamente i rapporti sia volumetrici che dimensionali. Con il primo intervento, il palazzo venne rialzato di un piano e le differenze più marcate furono l'aggiunta di un balcone di marmo in corrispondenza del piano nobile e l'utilizzo dei materiali di rivestimento per la sovraelevazione, per la quale furono scelti intonaco di calcio per le strutture murarie e stucchi per le cornici, i medaglioni e i fregi del cornicione. Il palazzo subì un ulteriore massiccio intervento di ampliamento, che fu voluto da Giovan Battista Carrega intorno alla metà del XVIII secolo e che risultò immediatamente riconoscibile per l'esuberanza della decorazione a stucco. A seguito della trasformazione edilizia, la pianta del palazzo apparve quindi totalmente modificata, con un accentuato sviluppo in profondità, la presenza di un cortile al suo interno e la realizzazione di una nuova facciata affrescata rivolta verso mezzogiorno, verso Piazza del Ferro. Siamo adesso all'interno dei bellissimi spazi di questo edificio, adornato da meravigliose opere d'arte, le quali furono volute dal padrone di casa, nonché il committente di questo straordinario palazzo, che fu Tobia Pallavicino. Egli non fu solo un facoltoso aristocratico genovese, ma fu anche capo di un'organizzazione economica e commerciale di portata internazionale. Fra il 1566 e il 1578, infatti, Tobia Pallavicino condusse una vera e propria politica di monopolio sui mercati europei dell'importazione dell'allume e della tolfa, un minerale assai prezioso per il fissaggio dei colori sui tessuti. Questa politica di monopolio fu possibile e anzi fu molto favorita dalla mediazione ottomana nel commercio di spezie e di minerali provenienti dall'Oriente e che resero ancora più competitiva la produzione autoctona. Fu proprio in virtù delle sue grandi possibilità economiche che egli fu uno dei principali protagonisti della seconda asta pubblica, che si tenne nel 1558 e durante la quale furono messe in vendita le aree edificabili previste nel disegno di Strada Nuova. Fu proprio in questa occasione che egli acquistò un lotto di 955 metri quadrati per la somma di 14.520 lire genovesi, con la condizione, tuttavia, che su tale area gli fosse poi concesso di poter edificare un secondo ingresso verso Piazza del Ferro. Tobia Pallavicino fu inoltre anche il grande mecenate di Giovan Battista Castello, detto il Bergamasco, una personalità molto apprezzata dalla committenza genovese di quegli anni, al quale il Pallavicino ordinò il progetto del palazzo, nonché l'impianto decorativo al suo interno. Il ricco aristocratico gli fu dunque amico e protettore, lo accolse a Genova e si occupò della sua formazione, finanziandolo addirittura nel suo viaggio a Roma alla scoperta delle nuove ricerche artistiche. Come è possibile notare dunque in questo bellissimo atrio è grazie al Bergamasco che architettura, pittura e scultura si fondono perfettamente fra loro attraverso gli elementi decorativi che risultano essere validi sia per l'ornamentazione dipinta che per quella a stucco. Dall'atrio, aperto da tre ampie arcate, affacciato sull'ampio salone, si sviluppa il bellissimo scalone monumentale, il quale è costituito da due rampe. Tale sistema, tuttavia, è solo apparentemente simmetrico, poiché delle due rampe una soltanto conduce al piano superiore, mentre l'altra, ancora oggi sormontata dall'originale portaligna, risulta essere falsa.
Questo espediente non risponde soltanto a un'esigenza di simmetria voluta dal disegno complessivo, ma costituisce a tutti gli effetti una componente fondamentale della concezione scenografica dell'intero edificio. Questo particolare artificio venne utilizzato per la prima volta in questa occasione, per poi diventare un vero e proprio modello che troveremo riproposto in molti altri palazzi genovesi. Del ciclo decorativo cinquecentesco, un altro tema portante è la rappresentazione del rapporto fra cielo e terra e l'armonia del cosmo, il quale emerge dallo sfondo tematico più generale di celebrare la cultura, le scienze e le arti. Questo meraviglioso ambiente è inoltre reso unico e magico dai bellissimi affreschi raffiguranti le storie del ciclo di Apollo, le quali, è da ricordare, sono interamente attribuite alle sapienti mani del Bergamasco. Percorrendo lo scalone monumentale raggiungiamo ora il primo piano, il piano nobile del palazzo, caratterizzato da un'intensa policromia e da una ricchezza ornamentale che si estende a tutte le superfici, le quali risplendono grazie all'oro degli stucchi e alle decorazioni a rilievo. Nella volta a botte è rappresentato all'interno dell'ottagono centrale l'affresco di Apollo Citaredo con le tre muse, mentre invece nei medaglioni laterali sono rappresentate le figure di musicanti, che probabilmente anche in questo caso raffigurano delle muse. I temi mitologici e soggetti classici provenienti dalla cultura ufficiale dell'epoca vengono rinnovati in questa particolare occasione attraverso un'originale chiave interpretativa, ricca di colore e di luce. L'iconografia mitologica di Apollo e delle muse viene dunque ripresa in tutto l'apparato decorativo e rimanda infatti alla grande inclinazione mecenatesca del committente. Proprio come Apollo si circondava delle divinità protettrici di tutte le espressioni artistiche, allo stesso tempo Tobia Pallavicino esprimeva il proprio amore per l'arte e la volontà di circondarsi all'interno del proprio meraviglioso palazzo di bellissimi capolavori. Tra le modifiche più importanti conseguenti ai lavori di ampliamento che furono voluti dalla famiglia Carrega a metà del Settecento, possiamo sicuramente parlare della realizzazione della bellissima e ricca Galleria Dorata, di cui ne fu ideatore e in parte esecutore Lorenzo De Ferrari, il figlio del famoso Gregorio De Ferrari e il nipote del celeberrimo Domenico Piola. La galleria, nel suo complesso, può essere considerata la sintesi delle tematiche decorative di questo artista, un po' il suo punto di arrivo, ed è certamente una fra le più sublimi creazioni all'interno del XVIII secolo. Esso, infatti, può essere considerato un esempio smagliante ed esuberante di rococò genovese. L'ambiente si presenta dunque pieno di luce e di colori, e le sue dimensioni reali appaiono dilatate da un ricercato gioco illusionistico, il quale viene reso mediante l'utilizzo di specchi e di stucchi dorati, oltre che tramite la luce naturale che filtrando dalle finestre ne moltiplica gli effetti decorativi. Il suo volume è poi concluso da una volta a botte lunettata, completamente rivestita da un'eccezionale decorazione. Le porte, le finestre e gli specchi sono inquadrati da lesene, da cariatidi e da putti. Questo suggestivo inganno ottico è accentuato dall'uso sapiente dello stucco, che ne diviene il grande protagonista di tutta la composizione decorativa. La realizzazione del ciclo decorativo, sia della Galleria Dorata, sia dei salotti settecenteschi, impegnò personalmente Lorenzo De Ferrari, il quale fu anche a capo di un gruppo di esperti collaboratori. La datazione di tale ciclo è attestata al 1744 come data conclusiva di tale esecuzione e conseguente morte dello stesso De Ferrari. Per quanto riguarda poi i soggetti dipinti all'interno della galleria, essi sono interamente ispirati al ciclo di Enea, il famoso eroe troiano, con un dichiarato intento celebrativo. La volta è infatti dominata dal grande medaglione ad affresco raffigurante l'episodio in cui Venere intercede presso Giove per salvare Enea dall'ira di Giunone, mentre invece nelle lunette laterali sono rappresentati da un lato Enea che trova il ramo dorato e dall'altro invece Enea che sbarca nel Lazio con la sua nave trainata da Nettuno. La figura di Enea viene dunque scelta in quanto egli rappresenta l'eroe per eccellenza, avendo tutte le qualità e valori morali proprio dell'uomo mitico. Inoltre, il suo viaggio e la fondazione di una nuova civiltà evocano in lui un parallelismo con la figura del moderno eroe dei due mondi, il genovese Cristoforo Colombo.